Buongiorno, quest'oggi leggeremo una delle novelle più celebri del Decameron di Giovanni Bosco, la novella di Andreuccio da Perugia. Ma prima di entrare nella narrazione è importante che ci diciamo due parole su che cos'è il Decameron di Giovanni Bosco. Il Decameron è una raccolta di 100 novelle, cioè di 100 racconti. E questi 100 racconti vengono inseriti all'interno di una cornice narrativa, ovvero di una storia che contiene tutte le altre. Questa storia è una storia legata a un evento drammatico, ovvero alla peste che si abbatte sull'Europa attorno al 1348, che colpisce anche la città di Firenze, che è la città di Boccaccio. E tocca Boccaccio anche nei suoi affetti più. Boccaccio inizia il Decameron proprio dalla peste di Firenze del 1348 e si immagina che un martedì, primavera, mentre appunto infuria la peste nella città, sette giovani donne e tre si incontrino nella chiesa fiorentina di Santa Maria Novella e decidano di abbandonare la città e ritirarsi nella campagna fiorentina. Qui trascorreranno 2 settimane e in queste 2 settimane dedicheranno 10 giornate, e da qui il titolo dell'opera, perché Decameron viene proprio dal greco antico, deca, emeron, 10 giorni. Dedicheranno appunto 10 giornate a raccontare delle storie, delle novelle. Ogni giorno verrà scelto un tema, un argomento, e ognuno dei 10 giovani dovrà raccontare una novella su questo argomento, tema. Ecco quindi che 10 giorni, 10 novelle ogni giorno, e quindi un totale di 100 storie che vengono raccontate in questi 10 giorni di fuga dalla peste, dall'epidemia. Ed è evidente in questo tipo di impostazione generale dell'opera un'idea centrale, ovvero che la narrazione, il racconto, la letteratura possano contribuire alla salvezza dell'uomo, metterlo al riparo dai pericoli della vita, anche da quelli più terribili. Entriamo nella novella qui, Andreuccio. La novella di Andreuccio è la quinta che viene raccontata nella seconda giornata di narrazione. Seconda giornata che ha come argomento le vicende di coloro che sottoposti a ripetuti colpi della fortuna avversa, quindi colpi di sfortuna, riescono tuttavia, contro ogni speranza, a giungere a un lieto fine. E nel caso di Andreuccio, in effetti, ci troviamo di fronte a una vicenda molto articolata, il cui protagonista si muove nella città di Napoli, quella che vedete qui in questo celebre affresco di Ambrogio Lorenzetti. In realtà non è Napoli, ma è Siena. Ma è
un affresco che permette proprio di rendere l'idea di cosa dovesse essere una città medievale, una città del Trecento, e con mille attività sempre in corso, strade, vicoli e quindi anche certamente molte insidie dalle quali sapersi guardare. Andreuccio è un giovane mercante di cavalli e questi due particolari, l'ambientazione napoletana e il fatto che il protagonista sia un mercante, sono molto significativi perché Boccaccio veniva da una famiglia di mercanti e aveva trascorso una parte della sua giovinezza proprio nella città di Napoli, che quindi era una città che gli era particolarmente cara. Non solo, a Napoli egli si era innamorato di una fanciulla di nome Fiammetta e significativamente Fiammetta è proprio il nome di una delle ragazze che si ritirano nella campagna fiorentina e proprio a lei viene assegnato di raccontare questa novella di ambientazione napoletana. Chi era appunto Andreuccio? Era, dicevamo, un giovane mercante di cavalli, un mercante appunto perugino, un mercante che tuttavia mancava di esperienza. Questo bel ritratto può così farci immaginare, aiutarci a immaginare la figura di Andreuccio, un bel giovane dallo sguardo sveglio, ma tuttavia, proprio perché giovane, inesperto. E vedremo come nel suo svolgersi in tre successivi episodi, tutti circoscritti nel tempo di una notte, la novella di Andreuccio ci racconterà come questo giovane, in poco tempo, sommato, affrontando le traversie che la vita e la sua scarsa esperienza gli mettono davanti, riuscirà a farsi un po' più furbo e a capire un pochettino meglio come funziona il mondo. In Perugia, un giovane, il cui nome era Andreuccio di Pietro, mercante di cavalli, il quale, avendo inteso che a Napoli era un buon mercato di cavalli, messisi in borsa 500 fiorini d'oro, non essendo mai fuori di casa stato, con altri mercanti, là se ne andò, dove giunto una domenica sera, in sul Vespro, dall'oste suo informato, la seguente mattina fu in sul mercato e vide molti cavalli e assai ne gli piacquero e più mercato tenne, ma non potendosi accordare per l'acquisto di nessun cavallo, per mostrare che lui era lì davvero per comprare, siccome rozzo e poco cauto, più volte in presenza di chi andava e di chi veniva, trasse fuori questa sua borsa dei fiorini che aveva. Avvenne che una giovane siciliana, bellissima, ma disposta per piccol prezzo a compiacere a qualunque uomo, senza che egli la vedesse, passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito disse tra sé: chi starebbe meglio di me
se quegli danari fossero miei, e passò oltre. Ed ecco che qui la sorte ci mette il primo zampino, perché questa giovane fanciulla, bellissima, ma evidentemente dedita al malaffare, disposta a fare qualunque cosa per piccolo pregio, per pochi soldi, fosse accompagnata da una vecchia serva. E vuole il caso che questa donna anziana fosse anche lei siciliana, come la giovane, e anni addietro fosse stata a servizio del padre di Andreuccio, e quindi conoscesse Andreuccio. E quindi la vecchia riconosce Andreuccio e gli si fa incontro, lo abbraccia e parla a lungo con lui. La giovane assiste a questa scena e quindi dopo si fa spiegare come mai la sua vecchia serva conoscesse quel giovane incauto che se ne andava in giro mostrando la sacchetta con i 500 fiorini. E allora si fa raccontare tutto: chi era il ragazzo, la sua famiglia, i parenti, da dove venissero e via dicendo. E immediatamente le viene un'idea. Allora manda via la vecchia. Chiama un'altra sua servitrice giovane e la manda all'albergo di Andreuccio, dicendo ad Andreuccio che una nobildonna di Napoli lo invitava a casa sua. E Andreuccio, a sentire queste parole, questo invito inaspettato, pensa: io sono un bel fante della persona, sono un bel ragazzo. E quindi, dice Boccaccio, Andreuccio s'avvisò questa donna dover di lui essere innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli. E quindi subito Andreuccio risponde che sì, assolutamente, accetta l'invito. Ed ecco che la serva accompagna Andreuccio a casa della giovane poco onesta siciliana, la quale, dice Boccaccio, dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale, quanto sia onesta contrada, il nome medesimo lo dimostra. Ma Andreuccio, niente di ciò sapendo né suspicando, sospettando, credendosi in un onestissimo luogo andare e a una cara donna, liberamente andata la fanticella avanti, la servitrice avanti, se ne entrò nella sua casa e salendo su per le scale, avendo la fanticella già la sua donna chiamata, e detto: ecco Andreuccio. La vide in capo della scala farsi ad aspettare. Ed eccoci quindi alla prima disavventura che lui si è lasciato condurre ingenuamente nella casa di questa giovane e poco raccomandabile fanciulla siciliana, arriva ed ecco che la ragazza l'accoglie in maniera per lui sorprendente. Essa incontroli da 3 gradini discese con le braccia aperte e avvinghiatogli il collo, alquanto stette senza alcuna cosa dire,
quasi da soperchia tenerezza impedita. Poi, lagrimando, gli baciò la fronte e con voce alquanto rotta disse: «Oh, Andreuccio mio, tu sii il benvenuto!» E lui si meraviglia di queste carezze, baci. Allora lei lo prende per la mano, lo conduce di sopra, lo porta in una camera da letto e lo fa sedere accanto a lei su una cassapanca e inizia il suo racconto. Così gli cominciò a parlare: «Andreuccio, io sono molto certo che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lagrime, siccome colui che non mi conosci e per avventura mai ricordarmi disti. Ma tu udirai cosa che più ti farà forse meravigliare, che io sono tua sorella. E se tu forse questo mai più non udisti, io te vuol dire, Pietro, mio padre, è tuo, come io credo che tu abbia potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo e per la sua bontà e piacevolezza vi fu ed è ancora da quelli che il conobbero amato assai. Ma tra gli altri che molto l'amarono, mia madre, che gentil donna fu e allora era vedova, fu quella che più l'amò, tanto che in tal guisa con lui si dimesticò e io ne nacqui. Poi, sopravvenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me con la mia madre, piccola fanciulla lasciò, né mai per quello che io sentissi, più né di me né di lei si ricordò. Dalla trappola. Questa fanciulla bella, furba e disonesta, utilizzando tutte le informazioni che la sua vecchia serva, che in gioventù era stata serva del padre di Andreuccio Palermo, gli aveva raccontato, costruisce questa storia e si fa passare per sorella di cui Andreuccio mai aveva sentito parlare. E la serata prosegue, lei continua a raccontare, chiede notizie dei diversi parenti, usa tutte le informazioni che la vecchia serva le aveva confidato. E poi offre bere, del vino, offre dei dolciumi, alla fine convince Andreuccio a fermarsi da lei a cena e poi addirittura insiste perché lui ci trattenga anche per la notte, gli dice: «Pericoloso andare in giro di notte in una città che non conosci, Napoli può essere piena di insidie», insomma lui alla fine si lascia convincere e si ferma per la notte a casa della giovane. Viene quindi lasciato in questa stanza da letto con un giovane servitore ad aiutarlo qualora avesse necessità. Prosegue Boccaccio. Era il caldo grande. Per la qualcosa Andreuccio, veggendosi solo rimasto, subitamente si spogliò e trassesi i panni di gamba e al capo del letto li pose. E richiedendo il naturale uso di dover disporre il superfluo peso del ventre, un po' complicata per dire che Andreuccio aveva bevuto tanto, aveva mangiato tanto, aveva bisogno di andare in bagno e scaricarsi. Richiedendo il naturale uso di dover disporre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse, domandò a quel fanciullo, il servitore che gli avevano lasciato:
il quale nell'uno dei canti della camera gli mostrò uno uscio e disse: andate là entro. Quindi gli indica la porta del bagno. Andreuccio, dentro sicuramente passato, gli venne, gli accadde. Posto il piede sopra una tavola, la quale dalla contrapposta parte, sconfitta dal travicello sopra il quale era, per la qualcosa capolevando questa tavola, con lui insieme se ne andò quindi giuso. Cos'è che succede? Allora, bisogna capire come poteva essere fatto il bagno di un tempo. Lo vedete qui sopra. Era una sorta di ponticello sospeso al di sopra di uno stretto vicolo tra due abitazioni. La donna però aveva fatto sconficcare le assi che dovevano reggere il peso di chi entrava in questo ponticello per andare poi a sedersi dove era necessario sedersi. E in questo modo, quando Andreuccio entra nel ponticello, la trave che doveva sostenerlo si ribalta ed ecco che il povero giovane cade nel vicoletto in mezzo agli escrementi, perché ai tempi funzionava così, non c'era una fognatura che raccogliesse i quiamili e gli escrementi. Ritrovandosi dunque laggiù nel chiassetto, cioè nel vicoletto, Andreuccio, dolente del caso, perché si era fatto anche male cadendo, cominciò a chiamare il fanciullo, il servitore. Ma il fanciullo, come sentito l'ebbe cadere, così corse a dirlo alla donna, era un complice ovviamente, la quale, corsa alla sua camera, la camera che aveva dato ad Andreuccio, prestamente cercò se i suoi panni v'erano, e trovati i panni, i vestiti di Andreuccio, e con essi i denari, più di lui non curandosi, prestamente andò a chiudere l'uscio del quale egli era uscito quando cadde. Quindi la giovane ha raggiunto il suo obiettivo, ha sottratto i 500 fiorini d'oro ad Andreuccio, il quale adesso, poveretto, si trova lì, in mezzo ai liquami e agli escrementi, in questo vicoletto a Napoli. E lui a questo punto inizia ad avere qualche sospetto. Ma non è velocissimo, come dire, è inesperto. Andreuccio, non rispondendogli, il fanciullo cominciò più forte a chiamare, ma c'era niente, nessuno gli rispondeva. Perché egli, già sospettando e tardi dello inganno, cominciandosi ad accorgere, salito sopra un muretto che quello chiassolino dalla strada chiudeva, e nella via disceso, quindi esce dal vicoletto e va nella via principale. All'uscio della casa, il quale egli molto ben riconobbe, se ne andò e quivi invano lungamente chiamò e molto gli dimenò, scosse la porta della casa della giovane e percosse, di che egli piagnendo, come colui che chiara finalmente vedea la sua disavventura, cominciò a dire: oimè, in come piccol tempo ho io perduti 500 fiorini e una sorella. Ed eccoci quindi alla seconda delle disavventure di Andreuccio. Lo abbiamo lasciato davanti all'uscio della casa della giovane disonesta siciliana. A un certo punto rinuncia a bussare, anche perché da dentro la casa lo minacciano e gente si affaccia per la strada, gli dice: smettila, e ammazzare, insomma, lui capisce che tutto sommato è il caso di desistere e si mette per strada. Solo che dopo essere caduto
negli escrementi, nei liquami, parecchio. E dice Boccaccio: è a sé medesimo dispiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva, desideroso di volgersi al mare per lavarsi, si torse a man sinistra e su per una via chiamata la Ruga Catalana si mise. Inizia a camminare in direzione del porto. E per ventura davanti si vide due che verso di lui, con una lanterna in mano, venivano. E gli prende paura perché teme che siano due della famiglia della corte, cioè due guardie. E lui, insomma, non è molto presentabile, tutto sommato, ha paura che possano fermare, lo possano arrestare. O anzi, che magari possono essere altri uomini a malfare disposti. Vedete che Andreuccio inizia a diventare un pochettino più accorto, un po' più sospettoso. Per fuggirli, in un casolare, il quale si vide vicino, ricoverò, quindi si va a nascondere in questo casolare. Ma costoro, quasi come a quello proprio luogo inviati andassero, in quel medesimo casolare se ne entrarono. E qui l'un di loro, scaricati certi ferramenti, certi arnesi, che in collo aveva, con l'altro insieme gli incominciò a guardare varie cose sopra cui ragionare. E mentre questi due parlavano, disse l'uno: ma che vuol dire questo? Io sento il maggior puzzo che mai mi paresse sentire. E questo detto, alzata alquanto la lanterna, ebbe veduto il cattivel d'Andreuccio. Cattivel qui vuol dire disgraziato, poveraccio. E stupefatti domandarono: chi è là? Andreuccio taceva, ma essi, avvicinatigli col lume, gli domandarono che quivi così brutto, così malconcio facesse, e gli chiedono: ma cosa fai qui? Alli quali Andreuccio ciò che è avvenuto gli era narrò interamente. E quindi Andreuccio racconta tutta questa sua disavventura che gli era costata 500 lire. Gli altri lo ascoltano, lo confortano, tutto sommato, gli dicono: guarda che ti è anche andata bene, perché se non fossi caduto nel chiassetto, nel vicoletto, probabilmente ti avrebbero ammazzato. I fiorini si possono sempre riguadagnare, la vita no. E detto questo, i due gli dissero: vedi, a noi è presa compassione di te, e perciò dove tu vogli con noi essere a fare alcuna cosa alla quale a fare andiamo, quindi se vuoi venire con noi a fare ciò che stiamo andando a fare, ci pare essere molto certi che in parte ti toccherà il valere di troppo più che perduto non hai. Gli stanno dicendo: se vieni con noi a fare combinare un certo affare, vedrai che riguadagnerai più di quanto hai perso. Andreuccio, sì, come disperato, rispose che era presto, che era pronto, che ci stava. Era quel dì seppellito uno arcivescovo di Napoli, chiamato Messer Filippo Minutolo, ed era stato seppellito con ricchissimi ornamenti e con un rubino in dito, il quale valeva oltre a 500 fiorini d'oro, il quale costoro volevano andare a spogliare. Quindi i due personaggi che il nostro Andreuccio ha incontrato sono due tombaroli, due ladri che vogliono andare ad aprire la tomba dell'arcivescovo di Napoli appena sepolto per trarne fuori tutto ciò che di valore si trova all'interno, in particolare questo anello con rubino che vale oltre 500. E Andreuccio dice: va bene, dice Boccaccio, più cupido che consigliato, cioè più preso dal desiderio di riguadagnare ciò che aveva perduto che non consigliato, cioè come dire, saggio.
Allora si mette con loro per strada per andare verso il Duomo di Napoli ad aprire questa tomba. Ma mentre stanno camminando, uno dei due dice: "Non potremmo noi trovare modo che costui si lavasse un poco, dove che sia, che egli non putisse, non puzzasse così fieramente?" Disse l'altro: "Sì, noi siamo qui presso a un pozzo, al quale suole sempre essere la carrucola, è un gran secchione. Andiamo là e lo laveremo, lo faremo lavare." E quindi l'idea di farlo lavare in questo pozzo. Però cosa succede? Succede che mentre i due calano Andreuccio nel pozzo, arrivano le guardie ed essendo i due evidentemente dei ladruncoli, vedendo arrivare le guardie, scappano e abbandonano Andreuccio nel pozzo. Le guardie vanno proprio al pozzo e iniziano a tirare su la corda per prendere l'acqua. E Andreuccio è lì, peso alla corda. E questa volta però si dimostra più attento, perché quando sente che qualcuno finalmente lo sta tirando su, si tiene ben aggrappato alla corda e quando arriva vicino al bordo del pozzo, spicca un salto per aggrapparsi al bordo e così facendo, per sua fortuna, spaventa le guardie che non si aspettavano di vedere quest'ombra saltare fuori dal pozzo e quindi le guardie, abbandonati gli scudi, le loro armi, fuggono via e Andreuccio riesce a uscire dal pozzo e a salvarsi. Ed eccoci quindi alla terza parte, quella conclusiva di questa strana avventura notturna del nostro Andreuccio. Andreuccio è riuscito in qualche modo, più per fortuna che per abilità, a scampare vivo dalla trappola tesagli dalla bella siciliana, vivo ma senza più i suoi 500 fiorini. E puzzolento. Si è imbattuto nei due ladri, è finito nel pozzo, è riuscito a saltare fuori dal pozzo, qui sì, grazie anche a una sua alzata d'ingegno, a una sua trovata. E dopo essere uscito dal pozzo, ecco che gli capita nuovamente, perché la sorte regge queste strane vicende, di rincontrare i due ladri di tombe. Così andando si venne scontrato in quei due suoi compagni, i quali a trarlo fuori dal pozzo venivano. E come il videro, maravigliandosi forte, il domandarono chi del pozzo l'avesse tratto, chi l'avesse tirato fuori dal pozzo. Andreuccio rispose che non sapeva, e loro ordinatamente disse com'era avvenuto e quello che trovato aveva fuori del pozzo. Di che costoro, avvisatosi come stato era, cioè avendo capito cos'era successo, perché loro avevano visto arrivare le guardie, ridendo gli contarono perché si erano fuggiti e chi stati erano coloro che su l'avevano tirato. E senza più parole fare, essendo già mezzanotte, andarono alla chiesa maggiore, alla cattedrale. E in quella assai leggermente, facilmente entrarono e furono all'arca, al sepolcro dell'arcivescovo, la quale era di marmo e molto grande. E con lor ferro, con uno dei loro arnesi, il coperchio, che era gravissimo, pesantissimo, sollevarono tanto quanto uno uomo vi potesse entrare. E puntellarono. E fatto questo, cominciò l'uno a dire: "Chi entrerà dentro?" A cui l'altro rispose: "Non io." "Né io," disse colui, "ma entrivi Andreuccio."
Questo non farò io, disse Andreuccio, verso il quale i due dissero: Come non vi interrai? In fe di Dio, se tu non v'entri, noi ti daremmo tante d'uno di questi pali di ferro sopra la testa che noi ti faremmo cader morto. Andreuccio, temendo, v'entrò. Entra nella tomba. E entrandovi pensò: Attenzione, è la prima volta che Andreuccio riesce a ragionare su ciò che gli sta accadendo e fa un piano. Sta crescendo, si sta facendo più furbo, sta facendo esperienza. E pensò: Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi. Perciò che come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò, faticherò a uscire dall'arca, essi se ne andranno per i fatti loro e io rimarrò senza cosa alcuna. Cioè lui dice, io adesso sono dentro l'arca, dentro il sepolcro. Loro si faranno passare tutte le ricchezze che ci sono dentro e poi io farò fatica a uscire, intanto loro se ne andranno via col bottino e io rimarrò a mani vuote. E perciò si avvisò di farsi innanzi tratto la parte sua, dice, mi conviene iniziare a prendermi la mia parte. E ricordatosi del caro anello che aveva loro udito dire, quello col rubino, come fu giù disceso, così di dito il trasse all'arcivescovo e miselo a sé, se lo mette in tasca. E poi, dato il passurale e la mitra e i guanti, e spogliatolo infino alla camicia, ogni cosa di loro dicendo che più niente va via, che non c'era nient'altro. Costoro, affermando che esservi doveva l'anello, gli dissero che cercasse per tutto. Ma esso, rispondendo che non lo trovava, e sembiante facendo di cercarne, cioè faceva finta di cercare, alquanto gli tenne ad aspettare. Costoro, che d'altra parte erano sì come lui maliziosi, dicendo pur che ben cercasse, preso tempo, tirarono via il puntello che il coperchio dell'arca sostenea e fuggendosi, lui dentro all'arca lasciarono a chiuso. Rinunciano all'anello, evidentemente non si trova, non c'è, però vogliono tenere per sé tutto il resto e quindi cosa fanno? Tolgono il puntello che teneva aperto e sollevato il coperchio del sepolcro e lasciano che Andreuccio rimanga chiuso dentro. La qualcosa sentendo Andreuccio, quale egli allor divenisse, ciascun se può pensare. Egli tentò più volte e col capo e con le spalle se alzar potesse il coperchio, ma invano ci faticava, troppo pesante, non riesce a sollevarlo. Perché da grave dolor vinto, venendo meno, svenendo, cadde sopra il morto corpo dell'arcivescovo. E chi allora veduti li avesse, malagevolmente avrebbe conosciuto chi più si fosse morto, o l'arcivescovo o egli. Perché Andreuccio sviene, terrorizzato, sfinito sul corpo dell'arcivescovo, e se qualcuno li avesse visti in quel momento non avrebbe saputo distinguere quale tra i due fosse il morto. Ma poiché in sé fu ritornato, cominciò a piangere, veggendosi quivi senza dubbio all'un dei due fini dover pervenire, o in quella arca non venendovi alcuni più ad aprirla, di fame e di puzzo tra i vermini del corpo morto, convenirlo morire, o venendovi alcuno e trovandovi lui dentro, sì come ladro dover essere impiccato. Dice qui, o morirò di fame e di puzza dentro la tomba perché nessuno mi troverà, oppure se mi trovano qui dentro, capiscono che ero dentro per rubare e quindi in così fatti pensieri e doloroso molto stando, sentì per la chiesa andar genti e parlar molte persone, le quali, siccome egli avvisava, come egli aveva capito, quello andavano a fare che esso coi suoi compagni avevano già fatto. Cioè stanno arrivando degli altri tombaroli, altri ladri che si sono introdotti nottetempo nella cattedrale per rubare le ricchezze sepolte con l'arcivescovo. Di che la paura gli crebbe forte. Ma poiché costoro ebbero l'arca aperta e puntellata,
in questione caddero chi vi dovesse entrare, e niuno il voleva fare. Pur dopo lunga tenzone, quindi dopo una lunga discussione, un prete, che faceva parte di questo gruppo di ladri, disse: «Ma che paura avete voi? Credete voi che egli vi manduchi, che vi mangi? I morti non mangiano gli uomini, io vi entrerò dentro io». E così detto, posto il petto sopra l'orlo dell'arca, volse il capo in fuori e dentro mandò le gambe per doversi giù calare. Quindi, questo prete che si fa avanti per entrare nella tomba dell'arcivescovo si sta calando con le gambe verso il basso per scendere dentro la tomba. Andreuccio, questo vedendo, in piè levatosi prese il prete per l'una delle gambe e fe sembiante di volerlo tirare giù. Andreuccio qui ha un colpo di genio. Prende una gamba di questo prete ladro che stava entrando nel sepolcro dell'arcivescovo e fa come per tirarlo giù. E per terrorizzarlo, spaventarlo. La qualcosa sentendo, il prete mise uno strido grandissimo, grida, e presto dell'arca si gettò fuori. Della qualcosa tutti gli altri spaventati, lasciata l'arca aperta, non altramente a fuggire, cominciarono che se da 100.000 diavoli fossero perseguitati. Il prete si spaventa, quindi tutti gli altri si spaventano e tutti scappano fuori. La qualcosa veggendo Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, subito si gettò fuori e per quella via onde era venuto se ne uscì dalla chiesa. E già avvicinandosi al giorno, era quasi alba, con quello anello in dito andando all'avventura pervenne alla marina e quindi al suo albergo si abbatté, arrivò al suo albergo, dove i suoi compagni e l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine dei fatti suoi. Avevano passato la notte a chiedersi dove fosse finito Andreuccio, erano preoccupati. Ai quali ciò che è avvenuto gli era raccontato, quindi lui racconta ai suoi compagni le sue avventure della notte, parve per lo consiglio dell'oste loro che costui incontanente subito ci dovesse di Napoli partire. La qualcosa egli fece prestamente. Ormai Andreuccio si è fatto furbo, sa qual è la cosa opportuna da fare, non fa più l'imprudente come all'inizio della storia, quando faceva vedere i suoi 500 fiorini a tutti, oppure andava di sera in una zona malfamata di Napoli, nella casa di una sconosciuta, credendo a tutto ciò che questa. A Perugia tornossi, avendo il suo investito in uno anello, dove per comperar cavalli era andato.